Clamorosa svolta nelle indagini sull'omicidio della studentessa Potentina. La superperizia dei RIS inchioderebbe Danilo Restivo, il suo DNA sulla maglia di Elisa. Le reazioni di Gildo Claps e mamma Filomena. E bentrovati sulla Nuova TG, nuovo anche l'appuntamento con l'informazione regionale. In apertura del nostro giornale quest'oggi c'è la cronaca, clamorosa svolta nelle indagini sul caso Claps. La superperizia dei RIS inchioderebbe Danilo Restivo, unico indagato per l'omicidio della studentessa Potentina. Il suo DNA sarebbe stato trovato sulla maglietta indossata da Elisa quando fu uccisa. I particolari nel prossimo servizio. Tracce del DNA di Danilo Restivo sono state rilevate sulla maglia che Elisa Claps indossava quando fu uccisa, la stessa maglia che la mamma di Elisa aveva lavorato a mano per lei, una maglia che oggi torna a parlare per amore della verità. Quella che potrebbe essere la prova decisiva della colpevolezza di Restivo emerge dai rilievi che esperti del RIS di Parma e di Roma stanno effettuando nell'ambito di un secondo incidente probatorio disposto dai PM salernitani, proprio per rilevare l'eventuale compatibilità fra le tracce di DNA trovate sul corpo di Elisa e gli oggetti che gli inquirenti prelevarono nell'abitazione inglese di Danilo Restivo nel Dorset. La perizia del medico legale Vincenzo Pascali, depositata nel corso del primo incidente probatorio richiesto dalla procura, aveva escluso la compatibilità con il DNA di Restivo, ma era stata bocciata dalla magistratura salernitana per incompletezza. La nuova comparazione sarebbe stata eseguita con tracce riscontrate sulla parte posteriore della maglia della ragazza. Da una fonte vicina agli ambienti investigativi si apprende che la compatibilità tra le tracce di DNA di Restivo e quelle rilevate sulla maglietta di Elisa riguarda sia alcuni oggetti usati dall'indagato, sia il suo profilo genetico conservato nel database degli investigatori inglesi. Proprio la comparazione con il profilo biologico giunto dalla Gran Bretagna avrebbe confermato la compatibilità già rilevata in precedenza, esaminando una tazza e un bicchiere utilizzati da Restivo. Al momento dell'arresto in Gran Bretagna, dove è in carcere per l'omicidio della sarta inglese Heather Barnett, Restivo non aveva voluto sottoporsi al prelievo di sangue e saliva richiesto con rogatoria dai PM salernitani, per cui la polizia inglese aveva sequestrato suoi oggetti. Da quegli oggetti il medico legale aveva estratto il probabile DNA dell'imputato, che era risultato diverso dai profili genetici isolati su alcuni reperti trovati nel sottotetto della chiesa. La perizia di Pascali era stata giudicata lacunosa, così il DNA di Restivo è stato successivamente incrociato con quelli già isolati tra i reperti del sottotetto della chiesa nel corso di una superperizia affidata l'8 ottobre scorso dal GIP di Salerno a Tiglio Franco Orio a due ufficiali dei carabinieri, il tenente colonnello Gian Pietro Lago, comandante del RIS di Parma, e il maggiore Andrea Berti, comandante della sezione biologica del RIS di Parma. Le prime indiscrezioni sulle novità del giallo sono arrivate dalla trasmissione Chi l'ha visto. Nella diretta di ieri sera il commento della madre di Elisa: ho sempre saputo che la firma dell'assassino era lì. Dopo quasi 18 anni dalla scomparsa della ragazza, il cui corpo è stato ritrovato nella chiesa della Santissima Trinità solo il 17 marzo scorso, si è forse giunti a una soluzione definitiva. E tanti ancora gli aspetti in ombra da portare alla luce nel caso Claps, ma la consegna e la polizia potrebbe finalmente accelerare i tempi per una degna sepoltura di Elisa, lo ha detto ai microfoni della Nuova TV il fratello di Elisa, Gildo Claps. Il cerchio si è chiuso, da 18 anni stavamo aspettando questo momento, abbiamo sempre pensato che Danilo fosse l'assassino di Elisa e adesso avere anche il conforto di una perizia scientifica credo che chiarisca i dubbi che ancora qualcuno nutriva. Noi non ne abbiamo mai avuti e questa certezza sicuramente ci farà affrontare i prossimi mesi con serenità. Sono stati anni lunghi, difficili, spesso in solitudine e oggi insomma, sapere questo è quello che ha sempre peraltro pensato, perché ne abbiamo parlato, come potete immaginare, infinite volte in questi anni. Avevamo tutti la certezza che Danilo fosse l'assassino di Elisa, quindi per mamma insomma è stata senz'altro una grande soddisfazione, perché tutti gli sforzi che sono stati profusi in questi anni e che hanno avuto un prezzo altissimo per noi, l'abbiamo pagato e come, per lei sono stati insomma un sollievo insomma arrivare finalmente a vedere la fine di almeno di una parte della storia. Chiaramente il funerale speriamo al più presto, credo che al termine delle operazioni peritali, che dovrebbe avvenire il prossimo lunedì, non nulla osta alla restituzione della salma, quindi immagino che nelle prossime settimane potrebbe essere possibile celebrarli.
Siamo davanti ad un altro passo determinante verso la verità sull'omicidio di Elisa Claps e per questo ringraziamo gli organi inquirenti per il lavoro che stanno svolgendo. Così in una nota Don Marcello Cozzi, referente di Libera Basilicata, ha commentato la notizia riportata dalla stampa sull'esito della superperizia affidata ai due esperti del RIS sul corpo della ragazza uccisa nel settembre del 1993. A Potenza, come nel resto del paese, ha aggiunto la gente attende ancora verità e giustizia sulla morte di Elisa. Nessuno si accontenterà della verità giudiziaria se questa non coincide con la verità storica. Abbiamo bisogno di una verità totale, piena che troverà il suo compimento solo quando insieme al responsabile materiale dell'omicidio verranno individuati anche i responsabili morali, coloro che per 17 anni hanno nascosto e coperto l'omicidio. E intanto l'avvocato Marinelli, legale di Restivo, predica prudenza e riferisce: nessun elaborato è stato depositato. Guardiamo insieme. I toni trionfalistici non contagiano l'avvocato Mario Marinelli, legale di Danilo Restivo, che esprime massima cautela dopo le indiscrezioni filtrate dalla Procura di Salerno sulla compatibilità tra il DNA del suo assistito e le tracce trovate sulla maglietta di Elisa Claps. Poiché le operazioni peritali sono ancora in corso, sottolinea, né alcun elaborato finora è stato depositato, l'indiscrezione, che ben sappiamo come si è aggiunta ai media, ci induce ad una più riservata cautela. L'apparente certezza alla base della notizia e l'incontrovertibilità conseguenziale per il giudizio, dice il legale, si sposano con i processi paralleli che stanno celebrando i media e in particolare ridate trasmissioni e fogli di nera in cerca sempre più di pubblico con l'ausilio di improvvisati depositari di certezze che ben sappiamo appartengono ad una determinata categoria di individui.